Grazie. Sì, io provo a fare una riflessione, diciamo, sul tema, su quello che abbiamo un po' osservato e su quello che mi sembra uscito fuori anche nell'incontro. Oggi, tema smart working, io vedo una polarizzazione tra un ufficio e una casa, no? Quindi c'è lo smart working, è diventato in qualche modo il 3 più 2 o il 2 più 3, no? E personalmente io ho un'esperienza, ho avuto la fortuna poi di lavorare nel progetto delle Torri Unicredit e la passata esperienza mi sono, partendo da una posizione di precursore in qualche senso dello smart working, che ai tempi era, diciamo, una cosa dei paesi nordici, osservo però che cosa? Che oggi sostanzialmente noi abbiamo degli uffici non idonei, dove ovviamente la tecnologia, il videoconferencing, il Microsoft ci ha abituato a fare oramai videoconferenza anche quando andiamo in ufficio, quindi sostanzialmente non ci incontriamo più, e la casa, i due giorni, chi ne conquista tre e due, che allo stesso tempo ci mettono sostanzialmente in monadi. Questo obiettivamente è comodissimo, venire oggi, per quanti di voi, devo andare alla conferenza, oddio, però se potessi seguirmela da qua, e ci siamo abituati. E questo, come dire, per senior manager dai 40 ai 50, 60, insomma, è un tema che gestiremo. Io penso che sarà n conferenze dovranno gestire la crescita di ventenni e trentenni laureati che hanno un problema gigantesco di formazione, di crescita, che oggi, ma già lo vedo, io ho fatto, vedo i nostri laureati dopo due anni di Covid, di fatto non conoscono l'azienda, non sanno come muoversi, è completamente scomparso il tema del train on the job. Un pezzo della soluzione è, secondo me, ricreare dei momenti e delle strutture all'interno degli uffici. Non è banale, perché ogni volta che tocchi il real estate vuol dire tempo e investimento, e quindi oggi gli uffici funzioneranno ancora per moltissimo tempo come delle piccole, diciamo, monadi in cui faccio videoconferenza, eccetera. La vera sfida, secondo me, è tirare fuori le persone da casa, perché comunque personalmente la casa è il miglior ufficio che c'è, perché cosa c'è meglio del nostro divano, cosa c'è meglio, diciamo, della nostra anche studio, che contempla, diciamo, gli oneri e i piaceri anche familiari. In questo imposta abbiamo fatto una progetto un po' scommessa, che però in qualche modo è una sfida che abbiamo provato a cogliere, mettendo a disposizione quello che è un po' la nostra risorsa. Io poi mi occupo di quello, abbiamo tante risorse, siamo la più grande azienda in termini di personale, però abbiamo anche un grande patrimonio immobiliare, e di fatto abbiamo un patrimonio immobiliare estremamente diffuso, sono, diciamo, quasi 14.000 oggetti in giro sul territorio, e abbiamo deciso di fare due progetti all'interno, poi tra l'altro finanziati dal PNRR. Un primo legato allo sportello della pubblica amministrazione, nei piccoli comuni trasformiamo gli uffici postali in sportelli della PA, e quindi evitiamo il tema di sono nel piccolo comune, devo fare il certificato, devo spostarmi di 40-50 km. Noi in media, si parlava prima della città dei 15 minuti, la distanza media è 3 minuti, cioè sui piccoli comuni la distanza media del cittadino all'ufficio postale, certo, è 3 minuti. Da Lampedusa, che devo prendere la nave, al piccolo comune sono 50 km. Il secondo pezzo è puramente invece una rete di coworking, 250 siti, la metà di questi nei piccoli comuni, li trasformiamo, diciamo, in spazi aperti per fare co-working, formazione, con un progetto estremamente focalizzato in qualche modo nel creare comunità vicine, evidentemente sono tutti immobili centrali, quindi secondo me c'è un tema di appeal forte rispetto alla location, che quindi in qualche modo garantisce qualità e garantisce anche altri servizi, perché il tema chiave che io vedo è che per convincere le persone a muoversi da casa io devo avere un'offerta estremamente convincente. L'offerta convincente non deve essere solamente quel fatto che vado lì e incontro qualcuno di un'altra azienda, perché è limitativo secondo me. Dobbiamo creare degli spazi che funzionino, facilissimi da prenotare, perché ormai siamo abituati a usare, diciamo, l'app, e io con l'app con un 3 click devo essere in grado di avere la certezza di... Devo dare qualità, quindi devo dare banda, devo dare, diciamo, stanze riunioni da 2, da 3, da 4, devo dare riconfigurabilità. Questo è un progetto che noi abbiamo lanciato su dimensione, diciamo, del piccolo comune, e qui c'è dal piccolo, dal medio, del grande, soprattutto del centro-sud, dove i grandi progetti di coworking privati non riescono ad arrivare per motivazione, diciamo, di natura economica, di ritorno dell'investimento. La sfida è una sfida, e devo dire che i primi incontri fatti con i sindaci
è una sfida enorme di competitività dei comuni tra di loro. Cioè è chiaro, rimanendo a Roma, che tu c'hai dal piccolo comune vicino a Latina, dove c'hai un pendolarismo, il piccolo comune può diciamo ricatturare lavoro, anziché stare a casa rimango nel piccolo comune e consumo, perché vado al bar, compro il panino. Da Latina a Roma lo stesso, quindi si crea, e all'interno di Roma si può creare quella competizione fra municipi, cioè ricreare una diciamo polarità multipolare in cui alla fine dal secondo municipio, se ho l'ufficio postale anziché andare all'Euro, in grande, però è chiaro che la vera sfida non è tanto poi su Roma, ma la vera sfida è sull'Italia. Ci sono formule, poi sentivo e chiudo il tema del turismo, ovviamente questo può funzionare per destagionalizzare tantissime location. Se io ho dal lunedì, il lunedì e il venerdì sono in smart working, posso diciamo prolungare e nel sito di mare o di montagna posso in qualche modo utilizzare questi centri diciamo di poste per costruire diciamo meccanismi di lavoro che altrimenti non potrei fare a casa. Chiudo. È chiaro che questo è un percorso che però il terzo luogo non è banale, perché comunque deve essere probabilmente costruito anche con un modello di pricing corretto, perché poi alla fine c'è un'estrema sensibilità, no, al fatto di un costo aggiuntivo, e quindi insomma questa sarà un po' la sfida nei prossimi 3-4 anni, diciamo saranno 250 l'obiettivo. Bene, grazie.